Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Ivan e questo è il secondo gameplay a Star Fox per Super Nintendo. Dobbiamo affrontare Meteor, ma prima di decollare lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Fatto questo, partiamo! Questo sarà un livello tosto, prepariamoci che qui si morirà tanto, si morirà parecchio. Superficie con molti ostacoli, modera la velocità per evitare danni ai velivoli. Qui toccherà andarci veramente piano. Ok, allontaniamo un po' la visuale che veramente sta a due passi e distruggiamo subito questi camminatori. Qui cominciano subito a spararci come pazzi, quindi cerchiamo di liquidare più gentaglia possibile. Aiuto, chi è? Dove sei? Ti ho salvato? Ottimo! Questi ci sparano, cerchiamo di toglierli di mezzo. Chi c'è qui? Oh, oh, piano, piano. Attenzione. Ah, oh, blaster di terzo livello. Sì, ma rallentiamo che qui finiamo veramente male. Siamo veramente forti adesso. Facciamo davvero tanti danni. Cerchiamo di conservare quest'arma. Spacchiamo tutto. Tutto e tutti. Oh, dai. Perfetto. Energia, bene, anche se serviva, stiamo al massimo. Piuttosto togliamo di mezzo in fretta questi elicotteri perché... Dov'è? Eccolo. Salviamo Slippy. Elicottero che ci vola intorno e ci spara. Poi qui tutte torrette che compaiono all'ultimo momento. Ehi, sono io. Ho capito, ti metti in mezzo. Guarda questo elicottero tolto di mezzo. Slippy, o te levi di mezzo o ti abbatto io, eh. Questo. Porca miseria, mi hanno beccato in pieno. Che c'è lì? Ah! Meno male, vai, checkpoint. Beccato. Non sono molto attento a chi colpisco qua, c'è talmente tanta gente. Via. Cosa ci sarà qui? Noi passiamo al... Mamma mia, che capello che gli abbiamo fatto! Peppi, togliti, fammi distruggere questo coso. Prima che inizi a sfornare astronavi. Tre elicotteri. Distrutto e distrutto. Boss! Ma che cosa cacchio sei? Oh! Che cacchio mi ha sparato? Allora, questo dovremmo distruggergli le zampe. Credo. No, abbiamo colpito il centro? No, no, le zampe proprio invece. Ma non capisco che cavolo mi sta colpendo. Rallentiamo che questo si sta avvicinando pericolosamente. E approfittiamo adesso per sparargli addosso tutto quello che abbiamo. Rallentiamo, teniamoci a distanza. Abbiamo distrutto una zampa? Allontaniamoci. Aia, 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 aia. Mannaggia la miseria. E quello che cos'è? Porco cane, ah. Ma come lo evito? Io gli sto sparando, ma questo è veramente tosto. Non voglio perdere il mio potenziamento, solo che... Oh, perfetto, gli abbiamo distrutto tutte le zampe. Cerchiamo di gonfiarlo adesso. Ma vieni! E stavamo veramente alla frutta, eh? Ancora un altro colpo e ci restavamo secchi. Perfetto. Ci uniamo con i nostri compagni. Stanno tutti in buona salute? Sì. L'unico che ha riportato danni sono stato io. Come è andato con il livello? 95%. Ed anche una vita extra. Fantastico. Ci siamo. Pianeta Venom. E vai! Lo scontro con Andross si avvicina. Obiettivo finale. Andross si nasconde su Venom. Fox trova il suo nascondiglio ed affrontalo. Good luck. Good luck. Ah, ok, la prima battaglia si svolge fuori dall'atmosfera. Mettiamo subito la visuale da fuori.
e cominciamo a sfondare tutti. Salvato. Forza, forza. Cerchiamo di lasciare su schermo meno nemici possibili, ecco, in modo da evitare questo, fondamentalmente. Ottimo, scudo. Beh, uno abbiamo mancato, ma tanto abbiamo l'energia al massimo. Approfittiamo per farli fuori tutti. Proviamo. Oh, schivato. No, ancora no. Cos'è quello? Una navetta invisibile? C'è problema. Ma quanti? Te posso colpirti? Sì che posso. Mamma mia che strage che ho fatto. Questi? Non so che cosa. Missile? Peccato, non l'ho preso. Tutte queste navicelle. C'è parecchia attività comunque. Beh, giustamente questo è l'ultimo livello, quindi immagino che sia suddiviso in più parti. Aiuto. Arrivo, Slippy. Sono io. Ma se tutti... Porca miseria. Li ho sempre visti scappare. Ci fosse stata una volta che abbiano abbattuto qualche navetta. La mia è una squadra di incapaci. Ecco il checkpoint. Questa è una navetta invisibile, ma tanto noi la vediamo lo stesso. Un'altra. Cerchiamo di... No, peccato, ho perso un po' d'energia. Nemici? Oh, perfetto, abbiamo anche recuperato. Occhio, Fox. Eccolo giù, Falco. Abbiamo l'energia al massimo, quindi siamo tranquilli. Occhio, Fox. Mannaggia la miseria. Elevati. Questa è grossa. Cerchiamo di abbatterla. Aia. Riportiamo qualche danno, ma lo recuperiamo subito. Ecco il boss. Ma che roba è? Non mi interessa. Riempiamolo. Ah, non capisco. Ah, lo sto colpendo? Ok. Che cosa stai facendo? Oh, io per sicuro. Ah, si è sdoppiato. Ora tocca capire qual è. Aio. Qual è la faccia vera? Fatto. E vai. Ok, prima parte conclusa. Beh, ce la siamo cavata bene. Eccoci. Chi gioca a Smash, a Smash Brothers, riconoscerà questa musica. Attenzione che qui si mette tutto in mezzo. Ah, ma possiamo anche distruggerli questi pilastri. Oh, aio. Che miseria. Meno male, stavo per prendere in pieno uno di quei blocchi. Aiuto, chi sei? Dove sei? Eccoti, salvato. Grazie, non c'è di che. Perfetto, recuperiamo subito energia. Aio. No, non l'abbiamo preso. Oh, basta, Prendiamo un missile. A seconda di dove è diretta la, dove è rivolta la freccia, si girerà. Però se gli spariamo, si capovolgerà. Attenzione a questi. Oh, mamma, mamma. Altre navicelle. Energia. Uno. E uno, due. Abbiamo anche salvato Falco. Questi non posso distruggerli, allora stiamogli a larga. Posso allontanare la visuale? No, mi sono sbagliato, l'ho avvicinata. Oh, oh. Uff. Attenzione. Queste cavolo di torrette compaiono all'ultimo momento. Rallentiamo. Ah, quanto non ce la fa il Super Nintendo. Cos'è? Ah, devo distruggerli per forza perché mi si tornano a piazzare davanti. Che problema c'è? Noi abbiamo i super blasteroni. Ah. Oh, da sopra. Mamma mia, che schivata fortunata. Rallentiamo. Oh, giù. Destra. Aia, colpo d'ala.
Rallentiamo. Cos'è quello? Un ulteriore potenziamento, ma penso che oltre questo non possiamo prenderli. Oh, mi avete stufato. Voi mi avete veramente stufato. Ora comincio veramente a sparare. Ecco, rallentiamo e spariamo. Finché non li distruggiamo ci si pareranno davanti. Finiti? Ah, eccolo! Non era morto, è solo scappato questo infame. Ti devo gonfiare le botte un'altra volta, non ti è bastato? Dove vai? Qualcosa non mi quadra. Ecco, lo sapevo io. Oh! Rolliamo. Mo ce n'ha d'energia, eh. Aspetta, prima mi sembrava troppo facile. Attenzione alle altre navette. E poi distruggendo le navette che lui ci manda contro, potremmo anche essere... Oh! Porco cane. Potremmo essere fortunati e ricevere un cerchietto d'energia. Ed eccolo che si risdoppia un'altra volta. Rolliamo. Che stiamo... Ce la stiamo vedendo veramente brutta. Questa temo... Ci ha rotto un'ala. Questa volta temo che sia finita male. E ci aveva anche dato il pannello di energia. Peccato. Vai, riproviamo. Ecco questi cacchio di pannelli. Ok, non abbiamo più il potenziamento, ma dovremmo trovarne uno poco più avanti. Eccolo. Cerchiamo di schivare questi cavolo di cosi. E almeno questo prendiamocelo. Bene. Almeno i doppi blaster ce li abbiamo. Certo, non facciamo più danni come prima, ma almeno non stiamo proprio a zero. Rallentiamo e spariamo. E rieccoci dal boss. Incoming enemy. Maledetto. Cerchiamo di rollare in continuazione. Sembra brutto detto così. Di far rollare l'astronave. Ok, ci siamo. Ora si sdoppia questo infame. Meno male che mi sono ricordato di frenare. Vai, spariamo, spariamo. Che ancora non ho capito qual è il suo punto debole, oltretutto. Ah. Non lo sto danneggiando. Oh, buono. Cerchietto d'energia. Ecco, subito perso, ovviamente. Forse devo colpire quel cristallo blu. Rallentiamo. Stavolta non mi freghi, vigliacco. Dove sei? Perfetto. Ok, l'abbiamo danneggiato. Poco, ma l'abbiamo danneggiato. Preso. Ok, adesso lo stiamo colpendo. Non capisco perché prima non lo colpivamo, ma se continua così non è neanche troppo difficile, a meno che non si inventa qualche altra trasformazione. Ottimo. Perfetto, abbiamo di nuovo il pieno d'energia. Gli abbiamo tolto un pezzo, ok. Dobbiamo fare attenzione quando lo distruggiamo, che questo si perde i pezzi e ce li manda addosso. Se mi lanciassi tipo un missilone, ora ci sto pensando. Effettivamente non li abbiamo quasi mai usati. Vieni qui. Rallentiamo, inchiodiamo, che ci si piazza davanti. Sei tosto, eh? Eccolo che si risdoppia. Ah! Gli stiamo togliendo comunque un bel po' di energia, eh? Anche se ce ne ha veramente tanta. Se uccido te mi dai uno scudo, un po' di energia. Non l'abbiamo preso, peccato. Comunque è rimasto con poca energia, dai, se stiamo attenti. Non ho fatto un tempo a schivarlo. Ma almeno abbiamo ancora tutte le ali attaccate. Bastardo. Gli manca pochissimo, gli manca.
E dai, inchiodiamo, arriva. Guardate, gli manca veramente uno sputo, gli manca. Guardate, uno po' di energia. Facciamo attenzione. Ce l'abbiamo fatta. Fatta. Ci aveva lanciato contro gli ultimi pezzi questo infame. Ecco la base di Andross. Sì, ma io ho veramente pochissima energia. Ma che gli racconto? Fox, sei un degno rivale. Ecco Andross. Ed ecco un checkpoint. Meno male, forse ci ricarica del tutto? Vedrò dopo. In questo momento sono un attimo preso a non morire. Oh, potenziamento per il blaster. Quanto abbiamo? Metà energia. Mamma mia. Le vostre navi non possono battermi. Eccoci. Ecco Andross. Vai. Dobbiamo colpire gli occhi, eh. Via, 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 via. No, 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 no. Mi mangia. Bene. Che cazzo. Non capisco un tubo. Vai, tutto sugli occhi, tutto sugli occhi. Frena, frena e gira verso l'alto, verso l'alto. Ok, ora ci risputa tutto contro. Rolliamo dalla parte opposta, poi sotto. No, 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 no. Ai, l'occhio, vai. Bene, abbiamo distrutto la maschera. Ora dovremmo attaccare questo maledetto cubo. Se riuscissi a prenderlo, che cosa sta facendo? Di nuovo? Certo, se mi desse un po' di scudi. Frena, frena! Ok. Mentre sta per sputare, non posso attaccarlo. Sotto, rolla di qua, vai di là, vai, fuoco, fuoco. Cacchio. Bene, io me ne vado di qua, prendimi la mira, così me ne vado da quest'altra. Aia, l'ha colpito. Vai, di nuovo addosso al cubo. È morto? Che succede? Ce l'abbiamo fatta? Sì! Vai! Sconfitto Andross! Tutto a posto! Per un pelo, ma tutto a posto. Ed anche Star Fox per Super Nintendo lo abbiamo archiviato. Il prossimo sarà quello per Nintendo 64 tra qualche tempo. Avranno una decina di poligoni ad astronave. Però al loro tempo erano bellissime, erano col fatto che la visuale gli ruotava intorno e potevi vederle da tutti i lati, da tutti gli angoli, perché comunque erano in 3D, erano poligonali. No, ho fatto faville a livello 5, eh? Però ho una media molto alta. Sono stato bravino assai. ...92%. E si torna alla base. Abbiamo salvato Corneria, il sistema di Lylat. Grazie. C'era anche un po' di parlato.
Mica male. Oh. E qui c'è una scheda con tutti quanti i personaggi, con tutti i nemici. Corneria. Attack Harrier. Che poi a quel tempo erano incredibilmente complessi per il tipo di console su cui giravano. Questo spremeva il Super Nintendo quasi al massimo. Poi, ok, Star Fox aveva un solo chip FX, alcuni giochi ne avevano addirittura due di chip che sommavano le loro forze. Certo, non è che si poteva chiedere granché, però si guadagnava parecchio in fluidità. L'abbiamo visto su Star Fox 2, che era il diretto seguito che poi non è mai uscito ufficialmente, salvo che sul Super NES Classic Mini. E Yoshi Island, che penso sia stato il gioco più potente, uno dei giochi più potenti per Super Nintendo. Tutti questi mostri, cioè, questo mi ha fatto veramente rodere. Ti sparavano in tre, maledetti. Questa è quando l'abbiamo rincontrato sul pianeta e mi lanciava le cose addosso, disgraziato. Ed ecco Andross, che aspira tutto e poi sputa. Andross, telecinesi. E qui ci sono tutti quanti i titoli di coda che vi risparmio. Va bene, ragazzuoli, questa piccola serie di due episodi la concludo qui. È stato divertente. Da Shigeru Miyamoto è stato fatto, tra l'altro, non ricordavo. È stato divertente, mi fermo qui. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi al mio canale per supportarmi. Io mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao, alla prossima!